Amici sportivi amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache dei Pandite. Quest'oggi siamo a SmackDown, puntata del 16 agosto 2001, e qui vediamo Rhino accompagnato dalla allora proprietaria della ECW, Stephanie McMahon, Emsley. Stephanie McMahon, come sempre, in grande spolvero in quel periodo. E qui vediamo quello che è accaduto a Raw, ovvero lo scontro fra Y2J e Rhino, che però è terminato con l'intervento di Stephanie McMahon, che stava per subire la Walls of Jericho da parte di Y2J. Qui c'è stato il roll up di Rhino, che in maniera scorretta ha ottenuto la vittoria su Chris Jericho, salvo poi a batterlo con una gore al centro del ring. Ovviamente questo è un match di coppia, abbiamo Rob Van Dam e Rhino, due membri dell'Alliance, contro, vediamo un po', Jeff Hardy. Eccolo qua, Jeff Hardy. Eccolo qua, Jeff Hardy, nuovo campione hardcore della WWF, che ovviamente è in netta rivalità con Rob Van Dam. Quindi se Jeff Hardy è in rivalità con Rob Van Dam, visto anche quello che abbiamo visto prima, probabilmente capirete anche chi sarà il tag team partner di Jeff Hardy, quindi avversario di Rhino. Ovviamente parliamo di Y2J, Chris Jericho. Tag team match per palati fini qui a SmackDown, con Stephanie McMahon che ovviamente alla vista di Y2J Chris Jericho fa una faccia schifata, anche perché Y2J Chris Jericho Raw è stato protagonista assieme a The Rock di un promo abbastanza denigratorio ai danni della proprietaria della ECW, Stephanie McMahon, perché sì, all'epoca Stephanie McMahon era la proprietaria della federazione di Philadelphia, che ovviamente si alleò con la WCW per creare la cosiddetta Alliance, nata per abbattere la WWF. Si parte, l'arbitro è Chet Patton, con Chris Jericho e Rob Van Dam. Qui abbiamo a che fare con quattro lottatori veramente straordinari, quattro lottatori completi, agili, veloci, scattanti, tecnici, anche rissosi all'occasione, ma quattro lottatori veramente straordinari. Qua già state vedendo con questi scambi l'agilità, la velocità di Chris Jericho e Rob Van Dam. E qui vediamo subito Jericho che va ad abbattere prima Rob Van Dam e poi Rhino, e poi abbatte ancora Rob Van Dam con uno swinging neck breaker. Attenzione, schieramento 1-2, no, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Chet Patton. Chris Jericho dà il tag a Jeff Hardy, che va ad abbattersi come un'ascia sul braccio di Rob Van Dam, suo avversario in questo periodo della carriera di Jeff Hardy. Attenzione a Rob Van Dam che torce il braccio di Jeff Hardy. Jeff Hardy si libera, attenzione, Rob Van Dam tenta un moonsault, Jeff Hardy lo evita, attenzione, standing switch, waistlock, Jeff Hardy si libera, ancora Jeff, mamma mia che capolavoro di agilità da parte di Jeff Hardy, che si abbatte sulla scheda di Rob Van Dam. E qui però Rob Van Dam in qualche modo riesce a interrompere l'azione di Jeff Hardy, e c'è il tag, entra Rhino, Man Beast, l'ultimo campione ECW prima della chiusura della federazione di Paul Heyman. Qui attenzione, Jeff Hardy riesce a evitare l'attacco di Rhino, poi l'abbatte con un calcione rovesciato. Match dal ritmo indiavolato qui a SmackDown, e c'è il tag, rientra Chris Jericho che si abbatte come una furia con una serie di chop sul Rhino, sul protetto di Stephanie McMahon. Ancora Chris Jericho va dritto per dritto, Harris Whip rovesciato da parte di Rhino. Oh, Chris Jericho riesce ad evitare l'attacco di Rhino, poi si sale sulla seconda corda e c'è Stephanie McMahon che
trattiene Chris Jericho e permette a Rhino di andare con una gora all'angolo, veramente tremendo. E qui gli equilibri del match sono cambiati, mamma mia che big boot da parte di Rhino, che poi preferisce dare il tag a Rob Van Dam, RVD, e questo è uno spettacolo perfetto agli occhi di Stephanie McMahon, che vuole a tutti i costi abbattere e far chiudere la bocca a Chris Jericho, che adesso subisce il Rolling Thunder di Rob Van Dam. Attenzione Rob Van Dam, tenta lo schienamento, 1-2, no, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Chet Patton. Il match continua con Rob Van Dam che ancora scalcia su Chris Jericho, ancora RVD alza Chris Jericho, lo colpisce adesso con una serie di shoulder block all'angolo. Il terzo, attenzione a Rob Van Dam, ancora un calcione, Aris Whip all'angolo, subisce Chris Jericho, poi ancora evita il back suplex di Rob Van Dam, poi va con un gemma suplex lanciato di là di rara bellezza. E attenzione a Chris Jericho, che adesso deve assolutamente dare il cambio a Jeff Hardy. Vediamo se ci riuscirà. Certo che ci riesce. E Jeff Hardy si abbatte su Rob Van Dam e su Rhino. Attenzione, leg drop da parte di Jeff su Rob Van Dam. Ma c'è il ritorno di Rhino, che subisce però un jawbreaker da parte di Jeff Hardy. Attenzione, Jeff Hardy utilizza Rob Van Dam come un sostegno per poi andare con un dropkick su Rhino. Aris Whip rovesciato, Jeff Hardy ancora, Whisper e The Wind da parte di Jeff su Rob Van Dam. Attenzione, c'è Rhino, gore, 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 la gore di Rhino su Jeff Hardy. Ormai gli equilibri se ne sono andati a farsi benedire, visto il dropkick di Chris Jericho su Rhino. Ancora Jericho prende Rhino, lo lancia fuori dal ring. Ormai una lotta senza attenzione, senza limiti. Attenzione a Van Dam che prende una scala, la posiziona all'interno del ring. Ricordiamo, i due si affronteranno in un ladder match a SummerSlam. E qui Rob Van Dam colpisce Jeff Hardy con la scala in pieno volto. Ovviamente l'arbitro era distratto da ciò che stava accadendo fuori dal ring. E qui 5 star frog splash da parte di RVD su Jeff Hardy, su schieramento, 1, 2, 3, vittoria per Rob Van Dam e Rhino. Match indiavolato quello che abbiamo visto qui a SmackDown. I quattro se ne sono dati di santa ragione, però purtroppo per Jeff Hardy e per Chris Jericho la vittoria, e anzi la sconfitta, è arrivata in maniera scorretta. Attenzione, Chris Jericho si ritrova da solo faccia a faccia con Stephanie McMahon, che lo guarda spaventatissima, perché Chris Jericho potrebbe assolutamente mettere le mani addosso a Stephanie. E attenzione, attenzione, Rhino va vuoto e Stephanie McMahon si salva. Stephanie McMahon si salva da un possibile attacco da parte di Chris Jericho. E questa è solo una previsione, un'anticipazione di ciò che accadrà a SummerSlam, ovvero Chris Jericho contro Rhino e Jeff Hardy contro Rob Van Dam per il titolo Hardcore, un ladder match. Bene, su queste immagini io vi ringrazio per aver visto quest'altro video delle telecroniche del Pandita qui su YouTube, mentre adesso scorrono le immagini della 5 Star Frog Splash che ha regalato la vittoria a Rob Van Dam e a Rhino. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su YouTube.